Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Allora ragazzi, la prima cosa che ho fatto durante la mattinata, oltre ovviamente a far arieggiare per bene la camera da letto e a controllare com'era il tempo, perché ormai non mi fido più solo del meteo, ogni tanto mi ha giocato qualche brutto scherzo. Comunque vi stavo dicendo, la prima cosa che ho fatto è stata quella di andare a cambiare il letto. Come sapete, nei giorni scorsi sono stata abbastanza male, ho trascorso veramente tantissime ore a letto e mi sembrava giusto cambiarlo, ma non volevo limitarmi solo a cambiare il letto. Volevo fare una pulizia un po' più profonda, così ho tolto anche le fodere dei cuscini, il coprimaterasso e poi nel pomeriggio sono andata a passare, come vedrete più avanti nel video, anche l'aspirapolvere sul materasso e il vaporetto, già che c'ero voluto dare una bella pulita profonda. E ho fatto prima queste operazioni al mattino in modo che le fodere dei cuscini e il coprimaterasso potessero asciugare e poi nel tardo pomeriggio ho concluso tutto quanto e ho rifatto il letto. Ragazzi, adesso usciamo in giardino dal lato della cucina e vi faccio vedere cosa accade appena apro questa porta, perché queste ladruncole sanno che qui c'è da mangiare. Come vi ho detto, mi hanno già rubato una torta salata un po' di tempo fa. Eccole qua le ladre, avete visto? Siete tre ladruncole voi. Dunque, noi siamo usciti perché quando Luca ha fatto il lavoro qua dell'orto rialzato, una di voi mi ha chiesto come adopero la melissa. Noi principalmente la adoperiamo per realizzare degli infusi e a me piace molto anche farla seccare e poi usarla appunto essiccata. In questo caso ho finito le scorte di quella secca che avevo fatto ancora a Savona e quindi vi faccio vedere come l'adopero fresca. Abbiamo già acceso la luce fuori perché le giornate sono ancora corte e viene buio molto presto. Dunque, quando adopero le foglie fresche, mi comporto in questo modo. Prima ovviamente le lavo, poi le metto all'interno di un pentolino con dell'acqua. La quantità varia un po' dai vostri gusti, quanto lo volete intenso, quanto lo volete delicato. Comunque la melissa non ha un gusto fortissimo. Porto tutto quanto a ebollizione, lascio bollire per qualche minuto, poi spengo il fuoco, lascio ancora in posa qualche minuto, poi filtro ed è pronta da bere. Volendo si possono aggiungere anche altre erbe e si può poi dolcificare come farò io con un po' di miele, che
fa anche bene alla gola, oltre a essere molto buono. E invece per quanto riguarda la melissa, io so che la proprietà principale è quella rilassante. Poi ha sicuramente anche altre proprietà. Dopo guardo un attimino, faccio una piccola ricerca, se trovo qualcosa di interessante ve lo scrivo qua, però principalmente io l'ho sempre vista abbinata a altre piante calmanti, rilassanti, proprio La da bere. malva anche? Cosa? La malva come un po' Sì, la malva più è lenitiva, anche più lenitiva. più lenitiva, sì. Però comunque come abbinamento secondo me non è male. Malva, melissa, secondo me stanno bene. Sì. Dunque ragazzi, ho terminato di lavorare, è già abbastanza tardi, quindi è assolutamente ora di preparare la cena. E allora, vi ricordate che un po' di tempo fa vi avevo fatto vedere come preparo il polpettone ligure? Che per chi mi ha detto il polpettone di solito è tondo, è vero, però quello ligure è piatto, si usa una teglia di questo tipo per farlo. E comunque l'altra volta vi avevo fatto vedere la ricetta classica. Oggi vi faccio vedere una variante che mi piace tantissimo. Se vi ricordate, l'altro giorno ho fatto il minestrone, nello specifico il passato di verdura. Ecco, a me piace trasformare il passato di verdura in un polpettone ligure e viene buonissimo. Allora, per le dosi vado sempre un po' a occhio. Comunque, ho aggiunto già 2 uova, del parmigiano e del pangrattato. Sicuramente dovrò aggiungere ancora pangrattato perché comunque il passato di verdura è molto più liquido del composto che di solito si usa per preparare il polpettone ligure, quindi ne aggiungerò sempre andando ad occhio fino a raggiungere una buona consistenza. Poi andrò a mettere il composto all'interno di questa teglia che ho già unto e cosparso di pangrattato e poi sempre sulla superficie andrò ad aggiungere un po' di pangrattato. Allora, visto che la cena si prepara in forno, ne voglio approfittare per pulire il piano cottura, per pulire anche queste parti qui laterali, il vetro, eccetera, eccetera, perché in questi giorni in cui sono stata male, l'ho proprio trascurato al 100% e quindi ne approfitto ora che tanto non lo devo adoperare per cucinare, così mi porto avanti.
Cucina terminata e adesso, visto che mi è rimasto ancora un po' di tempo, volevo dare una rapida passata, ma proprio velocissima, alle ante di tutta quanta la cucina, perché c'è un pochino di polvere e spero solamente nella parte esterna, perché per fortuna quella interna, ragazzi, l'abbiamo sistemata da poco ed è ancora pulita. Allora ragazzi, la cena è quasi pronta, io sono molto soddisfatta perché oggi, anche se si è fatto tardi, sono riuscita a organizzarmi abbastanza bene e incastrare più cose insieme, e come nel caso appunto di questa sera che mentre la cena era in forno mi sono occupata di fare altro e non sempre ci riesco. Infatti uno dei miei buoni propositi per questo 2020 è proprio lavorare sul discorso organizzazione e imparare a gestire e sfruttare al meglio il tempo che ho a disposizione. Questo perché dovete sapere, a me piace assaporare, diciamo così, ogni momento, ogni cosa che faccio, e veramente mi riferisco a qualsiasi cosa. Anche pulire, organizzare casa, veramente lavorare, qualsiasi cosa io faccio, mi piace proprio viverlo con lentezza, ma prendete questa parola con le pinze ovviamente, cioè proprio godermi il momento, rendermi conto di quello che sto facendo, mi piace molto. E a Savona in questo ero più brava. Forse più che brava mi ero abituata a quel tipo di vita. Qua abbiamo cambiato tante cose, l'ultimo anno è stato un anno così, un po' ogni giornata era diversa da quella precedente e quindi era molto difficile organizzarsi come appunto come mi organizzavo prima. E quindi quest'anno nuovo vorrei riprendere con alcune mie routine, sempre facendo attenzione, perché comunque l'organizzazione a volte, me ne rendo conto, può diventare anche un limite se esageriamo, anzi parlo per me, se esagero può diventare un limite e magari incanalizzare troppo le cose, no? Invece mi piace che ci siano anche degli imprevisti, chiamiamoli così, o comunque delle cose organizzate all'ultimo, questo anche mi piace, però mi piace avere anche delle linee guida che appunto mi supportino durante la giornata. Non lo so se mi sono spiegata bene, ragazzi, spero di sì, però è proprio quello su cui desidero lavorare quest'anno, perché l'ultimo anno spesso ho vissuto, me ne sono resa conto, le mie giornate di fretta. È stato un periodo anche particolare, quindi ci sta, però preferisco riuscire a viverle con un po' più di calma proprio per godermi ogni cosa che faccio. E poi l'altra cosa su cui riflettevo mentre sistemavo la cucina è il fatto che alla fine il segreto, chiamiamolo così, mettiamolo tra virgolette, per avere la casa bene o male sempre a posto è proprio quello di fare un pochino tutti i giorni. Un giorno fare qualcosina di più in una stanza, il giorno dopo qualcosina di più in un'altra stanza, poi
Anch'io ci sono quelle giornate dove faccio pulizie più profonde in generale, però ci sono appunto alcune cose che si fanno una volta ogni tanto, altre che si fanno più spesso, ma io mi riferisco a quelle piccole cose, togliere la polvere da una parte e dall'altra, ecco, un giorno fai un po' di più da una parte, un giorno faccio un po' di più dall'altra, insomma così, e alla fine la casa, bene o male, resta sempre a posto e resta sempre un ambiente organizzato. Vabbè, detto questo, tiro fuori il polpettone dal forno. Luca si è avventurato fuori perché i cani hanno notato qualcosa, abbaiavano con insistenza e allora è andato a vedere se c'è qualche animale. Magari è passata qualche volpe, chi lo sa, ma mi sa che non sta vedendo nulla. Hai visto qualcosa, amore? Fico sì. E concludo la serata con un pezzettino di cioccolata con le nocciole. Bene ragazzi, anche oggi siamo arrivati alla fine di questa giornata. Volevo solo dire una cosa che prima mi sono dimenticata proprio di dirvi. Vi ho fatto vedere le gatte come si fiondano quando sentono che tocco la maniglia della porta finestra che c'è in cucina e loro, ve lo ripeto sopra, anzi lo dico soprattutto a chi magari mi segue da poco, non sono nostre, hanno dei proprietari, però vivendo comunque all'esterno. Arrivano dappertutto, anche perché i gatti Ah, hanno sì. un'agilità impressionante, quindi per loro non esiste barriera. Non che io vorrei mettere qualche barriera, anzi a me fa piacere e mi fa piacere vederle giocare con i ragazzacci, per me è bellissimo. Però volevo dirvi questa cosa che mi fa sempre ridere. È incredibile quando io tocchi quella maniglia come si fiondino. Ovunque loro siano, si buttano giù verso, è vero Lu? A Ah, sì. volte le vedo, fanno di quelle corse, proprio riconoscono il suono. E la stessa cosa, i ragazzacci, qua in cucina io non li voglio, ma non per qualcosa, più che altro perché rubano tutto, loro meno delle gatte. Sì. Perché le gatte saltano subito ovunque con un'agilità, come dicevo Ah, prima, che sì. il cane non ha, però i nostri sono belli lunghi, arrivano dappertutto. Anche i cani, Lu, come fanno quando tocchiamo la maniglia della porta? No, si fiondano. Dovunque loro siano, se sono fuori, sentono. Incredibile come gli animali memorizzino certi Sì. suoni, so, direi soprattutto quelli legati al Ah, cibo. sì. Mi fanno di quelle corse che fanno sempre ridere. Vabbè, niente, volevo dirvelo oggi, ma poi mi sono dimenticata. E nulla, Lu, mi sembra di aver detto tutto. Tu che dici? Sì. Forse sai cosa? Ieri, sì, ieri sul tuo canale è uscito un video e non l'abbiamo detto. È vero. Ieri sul canale di Luca è uscito un video. Che video è uscito, amore? È sempre un dipinto di un cane. Benissimo, e quindi vi lascio in descrizione come sempre il canale di Luca nel caso voleste andare a dare un'occhiata e supportarlo. E nulla ragazzi, siamo arrivati anche oggi alla fine del video, vi ringrazio per essere stati qua con noi, vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani in un nuovo video.